Avrebbero stipulato 80 contratti con più compagnie telefoniche che prevedono anche il noleggio di un cellulare, agendo all'insaputa delle persone cui venivano intestate le utenze. Per tale ragione, tre uomini tra i 30 e i 40 anni sono stati denunciati dopo 2 anni di attività di indagine da parte del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Popoli. Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero agito tra Pescara, Giulianova e Città Sant'Angelo, effettuando contratti telefonici finti con le carte d'identità di altri ignari soggetti. Successivamente facevano recapitare dal corriere i telefonini all'indirizzo delle vittime per poi presentarsi direttamente sotto casa, farsi così consegnare pacchi contenenti cellulari che infine venivano rivenduti. Il risultato era che le persone che subivano il raggiro si vedevano arrivare fatture dai gestori senza sapere chi avesse firmato il contratto al posto loro. Ma alla fine i militari dell'arma sono riusciti a fermare questo losco giro di affari, verificando che uno dei denunciati aveva un'attività specializzata in contratti telefonici e quindi sarebbe stato d'accordo con gli altri due complici perché prendeva una percentuale sui contratti.